Aveva detto che faceva? La modella fotografica. E però poi tu hai scoperto che lei faceva un altro lavoro. Non capisco. Non vedo un provino, non vedo niente di questa roba. Neanche perché aveva tanti soldi? Sì, perché aveva sempre tanta quantità di soldi. Quindi tu a un certo punto hai scoperto che si prostituiva? Era troppo strano che una ragazza ogni giorno usciva di casa alle 11:30 e dopo tornava alle 5, alle 3:30. Sto alla seduta e dice no, a me mi deve dire la verità, perché io non vado nella merda. In chiusura c'è mio nome, mio indirizzo, che tu sta vivendo qua temporaneamente, e non vado io e Nicole nella merda per colpa tua. Tu non ti sei mai prostituita? Fatto. No, mai. Ma lei sì? Sì, metà Milano sai di questo. E frequentava persone famose? Io delle persone famose che lei frequentava non lo so. E Ubi era amica anche di Lele Mora? Non lo so bene. Tu lui non lo conosci? Lo conosco Lele, ma non l'ho mai chiesto. E poi il 5 giugno avete litigato, giusto? Io verso le 11:30 ho iniziato a chiamarla e lei già non mi rispondeva in telefono. Sono iniziata fuori di casa fino alle 5:30 di mattina. Quando l'ho trovata era verso già le 6. E la vedo la Ruby un po' sconvolta. Vedo un'amica di lei e io dico, ma chi è questa a casa mia? Questo è modo di si comportare, Ruby. E inizia a urlare come una pazza. Io le dicevo, basta di urlare, prendo una valigia di lei e la butto sul corridore. Lei inizia a esaurire, inizia a venire a me. Mi hai dato prima il schiaffo, giustamente, io l'ho dato un altro schiaffo. È arrivata la polizia e lei si è messa nuda. Dici che lei si è spogliata apposta e poi ha detto che la facevi prostituire? Che la prostituta non ho mai fatto nella mia vita, grazie a Dio santo, non ho mai bisognato. E alla fine come la giudichi, Ubi? Quando leggo i giornali dicendo io volevo fare le carabinieri, cioè, no? A me mi fa ridere. E te l'ha raccontato lei che aveva conosciuto Berlusconi? Sì, lei me l'ha raccontato di questa cena. A febbraio. Però io non l'ho creduta tanto. Lei ti ha raccontato che era andata a cena da lui a San Valentino? Sì, a me l'ha detto questo, però io non l'ho creduta. Allora, dico, ma la telefonata a Michelle, visto che avevano i numeri, no? Presidente del Consiglio.